L'occasione di oggi, tenutasi al GAC Bormas, il gruppo di azione costiera dei borghi marinari della Sibaritide, è un evento importante, un appuntamento importante perché suggella quello che è il ruolo dei gruppi di azione costiera della programmazione del Fondo Europeo della Pesca in relazione anche a quelle che sono le direttive politiche della giunta regionale e anche del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari. Il gruppo Azione Costiera Bormas ha fatto questa attività che è di grande importanza per il mondo della pesca, ovvero sia organizzare un corso di formazione per i pescatori che si occupasse delle tematiche della sicurezza. Infatti il fabbisogno formativo dei pescatori è sicuramente in cima a quelle che sono le necessità che il mondo produttivo, le necessità di formazione che il mondo produttivo ha bisogno e che ci auguriamo siano state degnamente corrisposte con questo corso. È chiaro che il gruppo di azione costiera ha in qualche modo suggellata quella che è la sua azione sul territorio. Oggi siamo stati qui presenti consegnando personalmente assieme agli organi del gruppo azione costiera 60 attestati ai pescatori, 60 attestati che appunto testimoniano questa che è l'esperienza formativa con questo corso sulla sicurezza, che sicuramente porrà le basi per poter sviluppare anche attività formativa di altro tipo con la prossima programmazione, la programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi per la Pesca 2014-2020, sulla quale la Regione Calabria e il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari sta operando affinché possano essere date le opportune risposte per il mondo della pesca calabrese, non solo per quanto riguarda gli aspetti oggi trattati che sono quelli relativi alla formazione, ma anche lo sviluppo di tutte le attività della pesca, comprese anche la trasformazione, i porti, i mercati ittici e tutte le strutture a supporto della pesca, ma anche per l'acquacoltura che occuperà nella prossima programmazione un grande spazio che sicuramente su cui la Calabria dovrà puntare. Come gruppo di azione costiera abbiamo voluto, al termine della programmazione 2007-2013, investire queste risorse in un corso di sicurezza sul lavoro e di un corso di primo soccorso per la categoria dei pescatori che tutti i giorni quindi vanno in mare ed affrontano pericoli. Devo dire che il corso è andato oltre le più rosee aspettative. Ci sono stati circa 60 partecipanti ai quali abbiamo consegnato oggi l'attestato e, visti i risultati, ci auguriamo e sicuramente continueremo su questa strada a portare avanti queste iniziative che, come abbiamo potuto notare, sono state molto gradite dagli operatori del settore. È stato organizzato dai GAC, gruppi di azione costiera, questo corso di primo soccorso e di sicurezza sul lavoro. È stato un corso molto importante dove ci ha aperto la mente a tante cose magari su cui non eravamo nemmeno informati così tanto, tipo la sicurezza sul lavoro, dove ce ne sono state spiegate determinate mansioni da svolgere, comportamenti, movimenti da effettuare sulle imbarcazioni e il primo soccorso effettuato dal dottor Domenico Urso. Dal dottor Domenico Urso che ci ha date tante nozioni per quanto riguarda a livello salutare problemi che potremmo avere sulle barche. È stato un corso molto formativo e speriamo di poterne ripetere altri in futuro per aggiornamenti vari e ringraziamo il GAC, i gruppi di azione costiera che hanno effettuato questo corso.